Buongiorno. Qualche giorno fa, sempre dallo studio di Ostrava, chiamiamolo così, invitavo tutti noi a socratizzarci, ovvero ad ammettere che noi non esperti del settore non sappiamo come gestire la crisi, quali decisioni prendere e quali evitare. E quindi invitavo a non pretendere di avere certezze. Sì, perché così come novelli improvvisati virologi ed epidemiologi sanno se e quando bisognava chiudere il paese, con la stessa sicumera con cui di solito al bar spiegano se e quando avrebbero fatto entrare Aristoteles in campo, molti pretendono anche di sapere esattamente cosa succederà nei prossimi mesi, quando si tornerà a vivere più o meno normalmente. Certo, è facile in questo momento prevedere sciagure e sventure economiche. Il blocco forzato delle attività economiche, la chiusura di così tanti esercizi commerciali non potranno non avere ripercussioni negative sull'economia, ça va sans dire. Così come è evidente che i gruppi economici più solidi, che dispongono di ingenti liquidità, potranno fare incetta dell'attività dei più piccoli che non hanno retto l'impatto, aumentando in questo modo una concentrazione del potere economico già adesso assai malsana. Ma né più né meno di quello che succede durante una siccità: si salvano gli alberi con radici più profonde e seccano quelli con radici meno profonde, insomma. Quindi queste sono previsioni facili da fare, che al veggente di turno permetteranno di proclamare poi: io lo avevo detto. In ceco c'è un modo di dire che non credo in Italia non abbia un esatto corrispondente: obitvi ejak každý generál, cioè semplicemente dopo la battaglia siamo tutti generali, cioè tutti sapevano cosa si doveva fare. Ma meno facile forse è però tentare di prevedere quelle che potrebbero invece essere le conseguenze positive della crisi. Intendiamoci, io non voglio in alcun modo sminuire le difficoltà economiche di chi ha perso e perderà il lavoro, né tantomeno il dolore di chi ha perso e perderà i propri cari. Dicevo appunto qualche giorno fa, cioè invitavo a socratizzarci, cioè ad ammettere di non sapere. E qui lo ribadisco, socratizziamoci allora anche nelle previsioni future, perché in realtà, a fronte di conseguenze negative palesi, che già sono sotto gli occhi di tutti, altrettanto palesi ancora non sono quelle positive. Quando un incendio brucia un bosco, quello che è subito evidente è la distruzione. Ma come ci può spiegare un qualsiasi dendrologo, ad esempio il mio carissimo amico Davide Sirena, che saluto, quelle rovine in realtà sono solo il preludio di una nuova rinascita. Il bosco infatti rinascerà più forte e rigoglioso, anche perché l'incendio stesso, quando non è di origine dolosa, è un processo assolutamente naturale di purificazione e rinascita. E allora sì, assistiamo e assisteremo a maggiore diffidenza tra le persone. La gente si guarderà come sospettosa, pensando: ma quello lì forse ha il virus, forse è asintomatico, la gente avrà paura di spendere. Forse tenderà a uscire di meno, ci sarà meno socialità, meno spostamenti, meno viaggi. In fondo, qui a casa, e per casa intendo non solo l'appartamento, ma anche, diciamo, l'ambiente a noi più vicino, sappiamo più o meno come stanno le cose, ma fuori, in un altro paese, sì, ci sono tante informazioni, ma quando poi si arriva a questioni importanti come la salute, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Magari quel bel posto dove volevo andare in vacanza, chissà se non c'è ancora un focolaio nascosto, chissà che misure di prevenzione hanno preso, non lo so, alle Bahamas o alle Canarie. Tutto può cambiare, potrebbe crescere il sospetto verso lo straniero inteso in senso lato. Cioè, come colui che arriva da un mondo a me lontano che io non conosco e quindi potenzialmente portatore di pericolo.
Ma l'aspetto asintomatico, per così dire, più virulento del coronavirus potrebbe allora essere appunto questa diffidenza, il sospetto e la sfiducia che ci instillerà sottopelle. I paesi potrebbero essere tentati di rimanere chiusi a riccio come lo sono adesso, anche dopo che ci sarà il cessato allarme, magari a livello politico per rispondere alle paure di una popolazione scopertasi fragile, insicura. E a livello europeo assisteremo sicuramente a una resa dei conti violentissima, nella quale sovranisti e populisti di ogni risma non perderanno certo l'occasione di scaricare sull'Unione Europea tutte le colpe possibili e immaginabili di questa crisi. O forse, più in generale, a finire sul banco degli imputati sarà la globalizzazione stessa, visto che l'origine stessa del virus, una provincia cinese ad altissima industrializzazione dove si produceva non so quale percentuale della paccottiglia mondiale che poi girava nei container per tutti gli oceani, anche a livello simbolico appare un segnale abbastanza chiaro. Ma tutto questo è solo un lato della medaglia. E l'errore che molti di noi fanno, che facciamo tutti noi, è di guardare istintivamente soltanto al pericolo. In realtà questa è una tendenza assolutamente naturale, umana, troppo umana, direbbe Nietzsche. Il sicuro pericolo immediato è per la nostra sopravvivenza sempre più importante degli incerti vantaggi futuri. E così ragiona l'amigdala, non so se lo leggo bene, la parte più primitiva e arcaica del nostro cervello, che ci ha aiutato a sopravvivere da fiere feroci e predatori vichinghi, ma che funziona molto peggio nel momento in cui il pericolo non è immediato, non è in termini di sopravvivere ora, qui, adesso. E quindi possiamo fare di meglio e possiamo provare a usare anche la parte più evoluta del cervello, quella frontale, cioè la corteccia grigia per intenderci. E allora proviamo a fare uno sforzo, per così dire, innaturale, almeno per l'amigdala, e proviamo a immaginarci quali potrebbero essere queste conseguenze positive. Diamo loro forma e sostanza con la nostra fantasia. E facciamolo nella precisa consapevolezza che, come ci spiega la scienza quantistica, la coscienza collettiva si compone delle nostre coscienze individuali e che la realtà in cui viviamo è il prodotto della nostra coscienza, non viceversa. E questo d'altronde lo dimostra chiaramente anche il caso della borsa, dove una semplice informazione, magari senza neanche un supporto reale, fattuale, di verità, può scatenare il panico con effetti devastanti sull'economia reale. E allora cosa potrebbe succedere? Beh, a livello economico potrebbe essere ripensato in toto il ruolo dello Stato, non più visto come una mera vacca da mungere a favore degli strati della popolazione meglio organizzati e più capaci di fare lobbying pro domo loro, quello che io chiamo il socialismo dei ricchi, ovvero socializzare le perdite e privatizzare i profitti, ma visto da vedere come quella cosa in cui vale la pena investire insieme, perché nel momento del bisogno, di un grande bisogno come adesso, rimane in fondo davvero l'unica cosa che ci separa dal caos. I danni economici ci saranno, ma voi riuscite a immaginarvi cosa potrebbe accadere con uno Stato debole, addirittura completamente assente, incapace di erogare sovvenzioni, dilazionare mutui, organizzare aiuti? E con questo non dico che quelle prese siano misure sufficienti, ma comunque non possiamo farne a meno. E mi sento anche di poter dire che molto probabilmente verrà ripensato profondamente il sistema della sanità pubblica e magari se in futuro un politico di destra si presenterà agli elettori proponendo di operare tagli alla sanità pubblica a favore di privatizzazioni che poi vanno agli amici degli amici, magari può anche darsi che costui finirà lapidato dalla furia popolare, mediaticamente parlando. A livello personale, umano,
Forse accadrà che dopo aver preso una consapevolezza più diretta e immediata della nostra fragilità, anzi usiamo le parole giuste, non nascondiamoci dietro un dito, una consapevolezza della nostra mortalità, perché gira e rigira di questo si parla, della morte. Forse la gente riscoprirà un nuovo piacere di vivere, un vivere più intenso. Un riscoperto amore per la vita, un desiderio di maggiore vicinanza emotiva e sociale con le persone che amiamo. E magari questo vorrà dire anche meno consumi, perché spesso il consumo per noi era un modo di fugare, no? L'infelicità o l'insoddisfazione personale. Quindi magari meno consumi, meno ricchezza, ma più intensità. Chi lo sa? E certo, prima o poi torneremo ai nostri casini mentali, alle angosce quotidiane, ai problemi lavorativi, ai litigi di coppia, insomma al solito tran tran da cui questa pandemia ci ha temporaneamente strappato. Ma chissà, magari sotto pelle rimarrà qualcosa di questa nuova consapevolezza, almeno per un po', magari, forse, chissà. A livello paese si potrebbe anche assistere a una presa di coscienza del fatto che le economie chiuse in se stesse, a riccio come dicevo prima, non prosperano, non crescono, avvizziscono come quelle piante che si trovano improvvisamente ristretto lo spazio da cui attingere le risorse per vivere. E quindi una presa di coscienza che per resistere, reggere la concorrenza mondiale, occorre essere uniti. E questo magari potrebbe portare invece a un maggiore desiderio di Europa. Per non parlare del fatto che forse nella zucca di molti potrebbe finalmente apparire evidente quale vantaggio sia stato finora il poter viaggiare liberamente, esibendo con nonchalance al valico di frontiera una semplice carta d'identità, nel caso italiano, quel fogliolino, quello straccetto che ci portavamo in giro, derisi in tutto il mondo. O addirittura nello spazio Schengen, nemmeno quella, cioè si passava la frontiera come si passa da una regione all'altra in Italia, cioè passi, c'è un cartello, Toscana, Liguria, ciao uno, benvenuto l'altro, finito là. E forse ci si potrebbe anche rendere conto che delocalizzare le attività produttive sempre e comunque in paesi lontani, instabili, insicuri, non deve essere necessariamente una buona idea. E che forse conviene rimanere anche in un ambito più locale, non dico regionale o comunale, ma magari europeo, con costi sì più alti, ma anche con maggiori sicurezze in termini politici, sanitari e sociali. E questo, chissà, potrebbe riflettersi in una maggiore occupazione nei nostri paesi, forse. Spesso si sente dire che questa sarà la crisi più grande mai esperita dalla nostra società dopo la Seconda Guerra Mondiale, di entità maggiore dell'ultima crisi economica, che era stata scatenata non da elementi, diciamo, reali, fattuali, ma dall'avidità di un manipolo come si dice, spietati e broker finanziari, che poi non ebbe nemmeno gli stessi effetti ovunque. Ma sia che la paragoniamo alla crisi del 29 o a quella, diciamo, della fine della guerra nel 45, non dovremmo neanche dimenticarci quello che è seguito. Dal 29 se ne è usciti con il New Deal di Roosevelt, che poi si è riflesso in qualche modo anche nel piano Marshall post-bellico e quindi in tutta quella stagione di grandi investimenti pubblici nelle infrastrutture economiche, sociali, e che ha prodotto in qualche modo anche il grande boom economico degli anni 60. Così come non dovremmo dimenticare che dal 45 siamo usciti con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, con un nuovo assetto politico, più democratico per molti, purtroppo non per tutti, ma insomma, di certo politicamente la situazione media era migliore che non prima della seconda, che nel periodo interbellico. O, tornando ancora più indietro, mi piace ricordare quello che sostengono alcuni storici, secondo cui il Rinascimento
è in qualche modo figlio della peste del 1348-49. L'illuminismo sarebbe figlio della guerra dei trent'anni e il risorgimento figlio degli assolutismi che lo hanno preceduto. Insomma, anche guardando agli scenari apocalittici che l'umanità ha già sperimentato, possiamo vedere che comunque ne siamo sempre usciti, con le ossa rotte, ma ne siamo usciti. E col tempo è nato qualcosa di migliore, di più grande. Quindi, insomma, tirando le somme, le sciagure della crisi sono certe e lapalissiane, sono lampanti nella loro ovvietà brutale. Mentre i possibili vantaggi sono incerti, accompagnati da tanti forse, da tanti chissà, da tanti può darsi. Le prime sciagure si tradurranno in forze centripete, dirette, come dicevo, alla chiusura, alla restrizione, alla prudenza, mentre i secondi, i vantaggi, si rifletteranno in forze centrifughe, cioè dirette all'apertura, a una collaborazione più profonda, una rinnovata fiducia. Quali di queste forze prevarranno? Beh, lungi da me pretendere di saperlo, ci mancherebbe. Io stesso vi ho invitati e vi invito ancora alla socratizzazione, cioè a riconoscere di non sapere, quindi non solo di non sapere cosa si sarebbe dovuto fare, ma anche di non sapere con sicurezza come andranno le cose. Però una cosa è sicura, noi nel nostro piccolo quello che possiamo fare, e so che non è facile, è cercare di non lasciarsi prendere dallo scoramento, dalla sfiducia, dalla paura. E quindi evitare di continuare a postare negativismo, drammaticità, pessimismo. Va bene informare, va benissimo essere informati sulle cose utili da sapere. Questo per carità ci mancherebbe. Ma se non riusciamo, non possiamo e non dobbiamo nemmeno proprio ignorare l'amigdala, che comunque è uno strumento di sopravvivenza importante, magari possiamo quantomeno provare a spegnerle per un attimo il volume, per dare ascolto invece a un'altra voce che è più flebile, non è così. Non è così forte come quella dell'amigdala, ma c'è, ce l'abbiamo tutti, è la voce della speranza, della fiducia, dell'ottimismo un po' incosciente, alla candida. E magari anche dare voce a quella curiosità per quel mondo nuovo che certamente risorgerà dalle ceneri di questa pandemia. Allora proviamo, dico, usando la forza della nostra immaginazione, a vedere nelle rovine, in queste rovine, invece a immaginarci con la fantasia il bosco futuro che ne ricrescerà, che magari si spera sarà più forte, più sano, più rigoglioso. Perché se ci crediamo, sarà sicuramente così. Chiedete ai fisici quantistici. E allora, buona speranza a tutti.